A me sembra che il risultato del centrodestra dimostri in maniera chiara una divisione tra la componente civica attivata da Paolo da Milano e i partiti della destra, Fratelli d'Italia e Lega soprattutto. Io auspico che il mondo civico che si è riunito intorno a da Milano voglia collaborare, pur stando in minoranza ovviamente, in maniera attiva e fattiva con il centro-sinistra. Credo che sarebbe un bel segnale anche per gli elettori, non solamente per la città, ecco, in qualche modo. Noi abbiamo una piattaforma politica che a mio modo di vedere è assolutamente avanzata rispetto a una serie di ambiti su cui l'elettorato del Movimento 5 Stelle, credo anche i consiglieri che sono stati eletti, possono trovare punti di convergenza, penso ai giovani, penso ai diritti, penso all'ambiente, quindi da parte nostra piena e massima disponibilità a un confronto, un dialogo costruttivo nel rispetto delle posizioni, ma l'atteggiamento è davvero un atteggiamento di grande apertura. Io nella campagna elettorale che ho fatto ho trovato in realtà tanti cittadini e tanti cittadini che in realtà mi ponevano questioni relative a Torino, ecco, quindi non so lui. Io la sensazione che ho avuto è che ci fosse invece una grande attenzione ai progetti di Torino, che si proponeva la dimensione valoriale che era alle spalle della proposta. Lui nella seconda parte della campagna elettorale ha voluto cambiare la modalità di campagna elettorale, è andato a coprire temi sostanzialmente di Fratelli d'Italia in compagnia dell'assessore Marrone o di altri esponenti, penso alla Meloni, penso a Salvini, ha fatto una scelta di campo, probabilmente lui si è appoggiato molto sul piano nazionale. Io onestamente non ho trovato cittadini che hanno, come dire, avuto un condizionamento particolare. Sicuramente i dossier di interesse della città di Torino e della città metropolitana di Torino sono tantissimi, la questione del lavoro, la questione della ripartenza è una questione centrale, su questo agiremo sia per quello che riguarda il PNRR di afferenza regionale, cioè quello che verrà gestito da Regione Piemonte ma che riguarda Torino, che è un primo terreno di dialogo, c'è una grande questione di salute e sanità pubblica, c'è una questione infrastrutturale, c'è una questione sul trasporto pubblico, c'è una questione sulle reti turistiche, insomma i dossier sono davvero moltissimi, ovviamente non li potremo affrontare tutti direttamente io e il Presidente Cirio, saranno poi i singoli tavoli degli assessori che affronteranno i singoli dossier.